Si parla solo di, purtroppo tutti i media, il governo pensa alla tutela dell'occupazione ed è giusto per l'amor del cielo, però purtroppo la difesa della vita passa in secondo piano, cioè c'è un'incidenza tumorale di morte, di mortalità infantile paurosa del più 21%, si pensa a salvaguardare il lavoro e va salvaguardato, nessuno sta dicendo che bisogna rimanere, morire di fame. Ma si muore di cancro e se io devo scegliere tra morire di fame e morire di cancro io preferisco morire di fame. Il discorso è che oggi noi qualsiasi piano industriale che andremo a valutare, se non c'è questo connubio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, noi non accetteremo. Dicevano tutti i governi hanno detto la stessa cosa, tutti. Noi andiamo per la nostra solita musica e a Taranto si muore come Moscerini. Però io in questo momento l'invito che faccio anche a lei ma a tutti quanti è quello oggi di mettere un punto a tutto quello che è stato il passato. Oggi dobbiamo costruire. Sono d'accordo, a condizione che il presente non sia identico al passato e lo è invece. Costruire un'alternativa, tante alternative, non possiamo dire sì o no a tutte le alternative possibili, però non possiamo più accettare in maniera non razionale, non condivisa le proposte che verranno da Mittal o da chiunque esso sia, perché come ha detto lei il diritto alla salute è un diritto sacrosanto e soprattutto per noi che viviamo qui non possiamo farci mettere il cappello da nessuno. Grazie per la disponibilità.